A pochi giorni dalla costituzione dell'azienda idrica Comuni Agrigentini, i sindacati tornano a definire gravissima la situazione relativa all'attuale gestione del servizio idrico in provincia. Pur avendo ottenuto garanzie sul futuro dei lavoratori ex Girgenti Acque e Idortecne, è il presente che preoccupa e non poco il segretario provinciale della CGIL Alfonso Buscemi. Si ritiene a torto che la vertenza riguardi esclusivamente i lavoratori, dice, ma non si è capito che il rischio in questi giorni è quello di veder bloccare l'erogazione idrica nei comuni. Qui si rischia anche il futuro della distribuzione idrica, credo che non sia poco conto. Capisco che la provincia di Agrigento nel tempo è stata abituata purtroppo anche ad avere l'acqua con il contagocce, con turni non degni di un paese civile, però qui al rischio c'è persino la funzionalità del servizio. Quali sono le nostre preoccupazioni? Come è noto, tra fallimenti, tra commissari di diversa natura con diversi incarichi, negli ultimi giorni noi abbiamo il fallimento di Girgenti Acque e di Idortecne e la fine, il 2 agosto, di un commissariamento per dare corso a un nuovo commissariamento. In questo contesto, questo commissario non ha le risorse economiche per fare funzionare questa struttura. E allora, se non ci sono risorse economiche, non ci saranno i soldi per fare le manutenzioni, per sostenere acquisti di generi di prima necessità dal punto di vista della garanzia del servizio, e di conseguenza si rischia che questa gente non è più in condizione di poter andare a lavorare. Ecco come nel tempo si è lasciato rotolare questo problema e siamo arrivati a questo punto. C'è da registrare positivamente che finalmente i sindaci hanno avuto uno scatto di orgoglio e stanno accelerando. Mi permetto di precisare, perché è doveroso da parte di chi intellettualmente onesto come noi, il prefetto ha avuto un ruolo centrale nel seguire in prima persona questa vicenda e di dare un impulso. Ecco, il destino dei lavoratori segue il destino di un'azienda che non è nelle condizioni nell'immediato di poter persino pagare gli stipendi. Sindacati che annunciano la richiesta di un confronto con il prefetto di Agrigento e i sindaci della provincia. Stiamo discutendo in questi minuti con CGIL, CISL e UIL di chiedere un incontro nelle prossime ore alla prefettura per capire assieme come si intende porre rimedio ai problemi che ho detto prima. Certamente i lavoratori, l'ultima delle cose che vorranno fare è assumersi una responsabilità non propria di incrociare le braccia e bloccare il servizio, perché certamente se ci sono, come ci sono, tantissime responsabilità che partono sin dall'inizio del nascere di questo servizio affidato all'esterno, a Girgenti Acque, e quindi la costruzione di una società a sostegno come l'Idortecne, è chiaro che i lavoratori non si vorranno assumere questa responsabilità, purché però oggi qualcuno ci dia una risposta. E per la grande fiducia che noi abbiamo nel prefetto, cercheremo un incontro in prefettura, intanto con i sindaci, perché tutti assieme si possa anche coinvolgere il governo della regione, che non è esente da responsabilità nell'aver lasciato correre e scivolare questa situazione per anni, e oggi ci ritroviamo in questo modo senza una vera governance o comunque senza le condizioni economiche per ripartire subito.